appunti, soprattutto riprendo alcune cose che ha detto Federico, perché ne abbiamo anche parlato spesso, insomma, tra di noi, a fronte di tanti eventi politici che ci siamo trovati a vivere in prima persona. Il primo elemento, vabbè, lo dicevano tutti gli interventi, è che appunto manca un discorso pubblico sulla violenza, no? E infatti ogni volta che anche noi ci ritroviamo il giorno dopo grandi manifestazioni come il 14 dicembre, il 15 ottobre, dove questo elemento è stato centrale, c'è una sorta di imbarazzo anche dentro i collettivi a come relazionarsi con questo elemento, no? E in Italia forse questa cosa ha una storia tutta sua specifica, no? Proprio un discorso pubblico di rimozione sulla violenza politica. Questo da un lato. E un paio di considerazioni. Quello che diceva Fede sulla violenza definita in negativo rispetto al potere, no? Alla fine esemplifica anche bene due categorie che hanno attraversato la storia del Novecento, riformismo e riformismo rivoluzione, perché anche l'idea di violenza che c'era dietro era appunto sempre definita in negativo rispetto al potere. In questo senso i riot spiazzano molto, no? Spiazzano nei termini in cui appunto torna alla ribalta la categoria di spazio. Io in questo senso mi è venuto spesso in mente che forse la violenza andrebbe anche letta in quelle occasioni lì con un approccio semiotico, cioè la violenza come un linguaggio che ha una sua trama, che ha una sua organizzazione spaziale, che disegna un'immagine in quel momento, no? E in questo senso, secondo me, ci sono forti collegamenti, per esempio, con tutti gli studi sulle migrazioni quando parlano di confine, no? Mi ricordo che Cutitta, per esempio, quando parla delle trasformazioni del confine, dice che il confine dal luogo materiale diventa sempre più un confine anche sociale, di classe, che il soggetto si porta dietro, sia fuori dai confini classici che dentro i confini. E in questo senso leggere la violenza come un linguaggio semiotico è anche nel riot, forse si esprime la visibilità di questo confine, cioè come se alla fine il soggetto, ridotto al proprio corpo, diciamo, nello spazio del proprio corpo, disegni il confine, lo faccia esplodere e al tempo stesso lo superi, no? In questa manifestazione visiva. E in questo senso appunto forse andrebbero un po' ampliate le prospettive attraverso cui vengono viste queste forme di violenza. È interessante anche tutto il discorso che si faceva sul prepolitico, perché anche in Italia è tornato tanto alla ribalta anche dopo il 15 ottobre, cioè definire quelle forme di violenza come forme di violenza prepolitica. A me la domanda che viene, forse, se non sono forme di violenza che aspirano a prendere il potere, sono anche forme di violenza che ragionano tanto in rapporto al mercato, cioè più che forme di violenza rispetto allo Stato, io soggettivamente, anche che ero in quelle piazze, le ho vissute anche come forme di violenza di rivolta contro il mercato, no? E che disciplina l'ente in un certo modo, priva di alcune cose e non di altro. Quindi forse la tendenza che poi aveva accomunato Londra come i riot italiani può essere anche questa forma qua. E l'ultima, la domanda invece che rilancio, su cui sono un po' confusa, cioè che rapporto c'è alla luce di queste trasformazioni appunto delle manifestazioni della violenza fuori dai binari classici tra violenza e insurrezione? Cioè io una cosa che mi chiedo dal 15 ottobre, che ruolo ha la violenza dentro il tema dell'insurrezione, che è un'altra parola che... C'è tutta confusione. In che senso intendi insurrezione? Non so, in questo momento in una maniera molto vaga, quindi la rilancio a voi. Veloce, che mi veniva in mente soprattutto dagli spunti che davano Sandro e poi Federico, perché insomma ne abbiamo discusso anche spesso, però cioè, proprio alle radici della modernità, tutta la questione che tu giustamente ponevi sullo spazio, quando nella modernità c'è stata insomma l'astrazione, la trascendenza del contrattuale, in realtà la politica, la visione politica, etica, morale era anche molto legata alla fisica, cioè per la natura della filosofia e anche alle forme in cui le riflessioni filosofico-politiche si davano. Penso che insomma, nell'arco della modernità un certo filone l'abbia completamente eliminata la tematica dello spazio, sussumendola come ne parlavi tu prima, cioè, focalizzandosi molto su quella del tempo piuttosto che su quella dello spazio.
Tutte le, i tratti che riscontravi tu, ma anche la lettura di Žižek, la lettura di Balibar, invece sono molto attenti alla ripresa di questo spazio, cioè sia come proprio fisicamente, meccanicamente, come compressione, quindi una lettura, come dicevi prima tu, quella di Žižek, proprio come compressione dei, dei meccanismi, dei movimenti dentro lo spazio metropolitano, quindi azione-reazione. La, invece l'affermazione dell'esistenza come presa di parola, cioè è immediatamente un'esistenza, un porsi fisicamente, è un prendere parola fisicamente del proprio, della propria rabbia, del proprio desiderio, quindi un esserci. E poi naturalmente dentro lo spazio della metropoli, e quindi c'è una dimensione direttamente spaziale della violenza, direttamente spaziale della, della politica come atto o anche semplicemente come lettura. Questa cosa quindi mi faceva pensare molto al fatto che politicamente, cioè sia come atto che come lettura, c'è una interazione e ripresa di questa fisica della politica, di questa rioccupazione dello spazio, cioè anche in modo completamente diverso, ma sullo stesso, secondo me, sulla stessa spinta, sullo stesso sforzo, cioè Occupy Wall Street o i movimenti di Occupy, cioè sono nient'altro che un occupare uno spazio, un rendersi immediatamente visibile, un porre la propria esistenza lì dove la propria esistenza è stata eliminata. Nel corso dei secoli, della storia, come dicevi, l'hai detto benissimo tu prima, non ci ritorno sulle città immaginarie, che in questo senso sono anche una ripresa di questo. Quindi a me questa cosa ha fatto molto pensare, e secondo me, cioè noi nella nostra anche esperienza politica ce la siamo vissuta molto, questa cosa, il fatto di occupare degli spazi, immediatamente porre la possibilità di una relazione. E questa cosa secondo me ha molto a che fare sia con la violenza che con la politica in generale. A me fa un po' problema adesso, nel momento in cui leggiamo questa componente, questo tratto spaziale della violenza, perché ne stiamo parlando adesso, ma della ripresa di parola politica in qualche modo, invece la componente del tempo, cioè che è stata egemonizzata, come dicevi tu prima, da una certa linea filosofica che parte da Kant, arriva fino a Hegel e prosegue. Adesso noi ci abbiamo di fronte a una ripresa spaziale e una riflessione spaziale, abbiamo un problema, maledettamente un problema di tempo, sull'evento, sulla continuità, sulla durata, cioè le cose che dicevi prima su il riot e invece la progettualità, il conflitto al posto dell'esplosione, cioè sono, secondo me il tratto temporale è molto presente in questo sfasamento. Quindi la riflessione che faccio io a partire da questo è dei tratti spazialmente e fisicamente molto evidenti a fronte invece di un problema della temporalità. Che è completamente aperto per me, per noi, penso per tutti. Quindi riconsegno queste cose a voi.